La Stella Rossa e Belgrado rappresenta per la storia del Milan un passaggio importantissimo. Noi volevamo andare avanti in Europa, volevamo tornare a vivere queste emozioni, queste sensazioni. Ci abbiamo messo tanto nel nostro percorso per arrivare sin qua. Nessuno di noi si può dimenticare le soddisfazioni, le gioie, le emozioni nella vittoria di Rio Ave ai rigori, e quindi queste emozioni, queste gioie ce le dobbiamo portare in campo domani sera, perché è chiaro che vogliamo provare ad essere una sorpresa anche in questa competizione. Adesso sicuramente arrivano tanti impegni che diventano ancora più importanti, ancora più decisivi, perché adesso veramente le due partite di sedicesimo saranno dentro fuori, le prossime partite di campionato saranno altrettanto importanti, perché si avvicina comunque, mancano 16 giornate alla fine del campionato e mancano, speriamo, 8-10 partite alla fine dell'Europa League, quindi adesso bisogna dimostrare di essere una squadra all'altezza, ma ne abbiamo le capacità e le qualità e abbiamo anche la volontà di provare arrivare fino in fondo in entrambe le competizioni. Ma siamo una squadra molto giovane che ha bisogno di certi palcoscenici per dimostrare le proprie qualità, per crescere, per capire tante situazioni. E mi rallaccio anche all'intervista che ha fatto poco tempo fa anche Maldini, quando ha detto che il Milan per tornare a certi livelli avrebbe bisogno di 2 anni di Champions. E il nostro obiettivo è questo, e quindi abbiamo due strade da percorrere: o cercare di vincere l'Europa League, o cercare di arrivare nel primo quarto del campionato. Quindi siamo concentrati su questo e cercheremo di ottenerlo fino alla fine. Secondo me Stella Rossa soffre con le squadre, diciamo, più forti, perché loro, come ha detto lei, sono abituati a vincere facile, diciamo, con le squadre che non sono all'altezza loro. E penso che forse questa è la nostra opportunità, perché noi giochiamo sia con le squadre forti, con quelli meno forti, e loro invece sono molto molto superiori nel loro campionato, e questo può essere, diciamo, nostra occasione, che forse non sono abituati a giocare contro le squadre così forti. Senza pubblico, secondo me, non è lo stesso stadio. Maracana è bellissima, ma con lo stadio pieno, che con la curva piena che tifa per 90 minuti, penso che confronto stadio vuoto non sarà la stessa cosa, ma comunque, come avevo detto prima, per me sarà una grande emozione. Velikog duela Crvene zvezde i Milana, koji će biti ovde u Beogradu i koji će se sutra održati. Pred vama su šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Dejan Stanković, i naš prvotimac Mića Ivanić. Prvo ćemo zamoliti gospodina Stankovića da iznese svoje očekivanja u oči ovog meča. Izvolite. Dobar dan svima. Mislim da je ovo fenomenalan meč za Crvenu zvezdu. Meč gde mi u svakom slučaju nemamo šta da izgubimo. I treba hrabro i pametno da istrčimo sutra, da pokažemo ono što znamo. Odradili smo dobro pripreme, počeli dobro ovaj drugi deo sezone, možda su tereni bili malo teže nego što smo očekivali, ali, kao što sam rekao, nema izgovora za to. Očekujem dobru utakmicu, pravu evropsku, i podlačim da mi je mnogo žao što Marakana ne može da bude puna. Prima di tutto devo dire che aspetto che questa è una partita fenomenale per Stella Rossa e per tutti noi. Noi abbiamo ho deciso di giocare sicuramente senza nessun rischio, cioè con tanto coraggio e tanta intelligenza. Dobbiamo dimostrare tutto quello che abbiamo fatto finora, abbiamo fatto buone preparazioni. Devo dire che i terreni non sono stati proprio adatti, sono stati un pochino difficili, ma questo non ci sono scuse per questo. Aspetto davvero una partita europea e tutto del meglio domani sera. Hvala. Miću, izvoli. Dobar dan svima. Pa definitivno bih se složio sa misterom da je ovo jedna velika utakmica i za nas, i za klub, i za sve. Dugo smo je čekali, pripremali smo se detaljno i jedva čekamo svi da istečemo sutra na teren i da pokažemo šta možemo i da nismo slučajno u 16. finala Lige Evrope.
Allora, risposta è buongiorno a tutti. Anche io sono d'accordo con Mister che questa è una grande partita per noi. Abbiamo fatto preparazioni dettagliate, abbiamo aspettato a lungo questa partita e per noi è veramente una sfida. Vediamo domani. Sada možemo preći na vaše pitanje. Zamolit ću vas samo da se predstavite i kažete ime redakcije s koje dolazite. Izvolite. Nikola. Pa to verovatno moramo njih da pitamo kako je to uticalo i vidjet ćemo sutra, ali ekipi Milana ne bi trebalo da se preti i to nam ne pada na pamet. Poštujemo ih kao ekipu i poštujem ja ono što je Mister Pioli uradio u poslednjih 6 meseci. To sam rekao i juče isto za gazetu, da je u jednom trenutku je trebala da bude, tako reći, smena trenera u Milanu, ali on uspeo sa svojim radom i sa svojom grupom, ubedio ih u svoje ideje. Oni su počeli da ga prate i rezultati su evidentni. Tako da ja očekujem jak Milan. Može da se desi svakoj ekipi da kiksne jedan vikend, ali sigurno ako su pokazali i dokazali da su neko ko ide na prvo mesto i ko želi po svaku cenu da uđe u Ligu šampiona sledeće godine, da uzme titulu ove godine, to može samo da bude jedna loša nedelja, da kažem. Allora domanda è stata cosa lei pensa a causa della perdita da Milano da Spezia e in senso effetto psicologico. Risposta è dobbiamo domandare loro, sicuramente noi non vogliamo fare minacce a Milano, sicuramente che un signor, cioè Mister Pioli ha dimostrato grande qualità perché negli ultimi 6 mesi ha dimostrato tutte le qualità. Doveva anche succedere forse un cambio, ma grazie al suo lavoro e sue idee del gruppo lui è rimasto e adesso hanno cominciato a seguire il suo lavoro e sue idee, i risultati sono evidenti. Milan è una forte squadra e sicuramente che a ogni squadra può succedere che un weekend perde una partita, sicuramente loro sono quelli che pretendono al primo posto per vincere Scudetto e naturalmente per continuare a Liga Europa. Hvala. Izvoli. Samo sekund, evo da prevedemo pitanje odgovorine. No. Da li sam pričao s nekim iz Intera? Aha, domanda era, se signor mister ha parlato con qualcuno di Milan relativamente a derby, la risposta è no. Dell'Inter, non del Milan. Dell'Inter.